Arrestato per violenza sessuale, un uomo di 41 anni è stato tratto in arresto dalla polizia a seguito della denuncia del figlio 13enne che ha assistito all'aggressione nei confronti della madre. Il comune rinuncia ad essere parte civile, colpo di scena durante il processo di appello bis, sdegno dei familiari, ma i legali parlano di atto dovuto ed inevitabile. Le nuove regole per le spiagge, la Capitaneria di Porto ha varato un pacchetto di nuove disposizioni per i balneari e per la sicurezza in mare. A Viani e Cinquini il 54esimo Palio dei Barchini, la manifestazione organizzata da Federcaccia è tornata dopo 2 anni. Bella gara, ma pochi gli iscritti, solo 9 equipaggi al via dal belvedere di Torre del Lago. Seravezza si dimette, Massimiliano incerti, l'allenatore ha deciso di lasciare la panchina al termine della partita contro il Rimini, persa per 3-0, al suo posto Avio Landi, l'allenatore in seconda. Ben trovati a questa edizione di TG9 Versilia, apertura dedicata dunque all'arresto da parte della Polizia di Stato di un uomo di 41 anni accusato di violenza sessuale e molestie. È stato il figlio 13enne, di fronte all'ennesima aggressione del padre ai danni della madre, a chiedere l'intervento della polizia. È stato così tratto in arresto, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, un 41enne già noto alle forze dell'ordine. L'arresto è stato eseguito nel pomeriggio dell'8 maggio dal personale del commissariato di Viareggio. Gli agenti, una volta riusciti ad accedere all'abitazione, hanno trovato la donna di 39 anni in lacrime e con visibili segni di percosse sul corpo. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata picchiata dal marito, che l'ha poi costretta con minacce a consumare un rapporto sessuale. Nell'appartamento, all'arrivo degli agenti, erano presenti anche il figlio 13enne che ha dato l'allarme, insieme agli altri 3 fratelli, tutti minori, con il più piccolo di 6 anni, e, in camera da letto, il marito stesso che stava dormendo. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Versilia per essere visitata e curata. L'uomo, che nell'estate del 2020 era stato sottoposto, per reati analoghi, alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla moglie, è stato così arrestato e associato presso la casa circondariale di Massa, a disposizione della Procura della Repubblica. Colpo di scena all'ultima udienza del processo di appello bis per la strage di Viareggio. Il Comune infatti si sfila dalla partecipazione come parte civile, sdegno da parte dei familiari, ma i legali spiegano che era un atto inevitabile. Il Comune di Viareggio da oggi non è più parte civile nel processo di appello bis per la strage di Viareggio del 2009. È stato l'avvocato dell'ente, Graziano Maffei, a domanda diretta della Corte, a comunicare la rinuncia alla comparizione come parte civile nell'udienza di lunedì mattina a Firenze. La riscossione nel marzo scorso dei 200.000 euro residui del maxi risarcimento da parte delle assicurazioni generali ha comportato infatti il venir meno di ogni presupposto di un'ulteriore azione di risarcimento. Nel 2011 l'amministrazione comunale, all'epoca guidata dal sindaco Luca Lunardini, accettò la cifra di 3 milioni di euro dalle compagnie assicurative, o meglio accettò 2 milioni 800 mila euro come rimborso del danno patrimoniale, restando ugualmente nel processo come parte civile dal punto di vista morale. Dei 3 milioni totali infatti rifiutò quei 200 mila. In una lettera inviata al sindaco Giorgio Del Ghingaro venerdì scorso, l'avvocato Maffei ha spiegato i motivi tecnici della rinuncia ritenuta sostanzialmente obbligata. Un'ulteriore permanenza, inoltre, nel processo come parte civile, secondo il parere fornito dal legale al sindaco, avrebbe potuto provocare una sentenza di estromissione da parte della Corte, con conseguente condanna del Comune alle spese di giudizio. Sdegnata la reazione dei familiari delle vittime. Stamani in aula mi sono vergognata, è stato il primo commento di Daniela Rombi, madre di una delle 32 vittime e per anni presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, associazione che nei giorni scorsi in una lettera aperta aveva duramente attaccato il sindaco per non aver comunicato ai familiari l'inevitabile riscossione dell'ultima tranche dei risarcimenti e per l'assenza ripetuta in aula di un rappresentante dell'amministrazione comunale durante le ultime udienze a Firenze. La Capitaneria di Porto ha illustrato la serie di provvedimenti che entreranno in vigore dalla prossima estate per garantire maggiore sicurezza in mare.
Nuove regole per spiagge più sicure in Versilia nella prossima estate sono quelle previste dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Viareggio che entrerà in vigore il 20 maggio. Serviranno più bagnini, non più uno ogni 80 metri, bensì uno ogni 70. Gli stabilimenti potranno consorziarsi fino ad un massimo di 4 per gestire in maniera associata il fronte mare. I bagni più ampi dovranno avere invece 2 postazioni. E a proposito, si dovranno dotare di torrette di avvistamento in legno, una ogni 4 bagni, alte 1,50 m da terra, con tutte le dotazioni per la sorveglianza. Saranno facoltative per quest'anno, visti i tempi ristretti, ma obbligatorie dall'estate 2023. I bagnini si potranno avvalere stabilmente anche dei cani di salvataggio, ma dovranno segnalare con paletto e bandiera a riva la presenza di buche in mare. Regole più severe anche per le piscine, alla luce anche dei tragici incidenti del 2019. Un bagnino ogni 400 metri quadri di vasca e il limite delle acque sicure ben segnalato sul bordo. Obbligo di dotazione di sedie job per i bagnanti disabili. Altra novità riguarda lo sport, soprattutto il surf e il bodyboard. Vietato in presenza di bagnanti, vietato entro 10 metri dai pontili. Il surfista che sgarra rischia un verbale da circa 1000 euro. E infine debuttano le e-bike nautiche. La linea generale è aumentare un po' il gradiente di sicurezza, che era già alto, ma noi tendiamo sempre a un miglioramento continuo. Il 2019, il 2020 per luglio e agosto e il 2021 sono stati anni di eccezionale affluenza sulle nostre spiagge. Ci sono tante persone negli stabilimenti balneari, vuol dire nell'orario di balneazione tante persone in mare da sorvegliare. E questo sistema, io parlo di sicurezza attrattiva, che è anche un vantaggio competitivo. Avere delle spiagge sicure è un vantaggio competitivo. A proposito di sicurezza, è forte l'amarezza del comandante Russo per l'assenza di sorveglianza alla spiaggia della Lecciona a Viareggio. Sì, noi abbiamo mandato un contributo di pensiero già nel febbraio scorso al comune di Viareggio, in cui avevamo chiesto se c'era l'intenzione da parte del comune di mettere su un servizio di salvamento per quanto riguarda la Lecciona. Però io spero sempre che da un momento all'altro il comune di Viareggio mi risponda, magari anche solo per luglio e agosto, insomma, qualsiasi soluzione è meglio di niente, anche se la legge sappiamo che consente anche di mettere dei cartelli dove non c'è questo servizio di salvamento, ma un cartello non salva una vita in mare. Veniamo adesso all'andamento del contagio. Secondo il bollettino regionale, nuovi contagiati sono 750 con un tasso di positività del 15,3%. Aumentano i ricoveri con 529 posti occupati, le terapie intensive rimangono pressoché stabili con 21. I decessi sono stati 11, 3 in provincia di Lucca. Provincia di Lucca che ha visto 66 nuovi contagiati, 28 nella Piana, 7 in Valle del Serchio e 31 in Versilia. E a proposito del contagio, il governatore Giani ha annunciato che è molto probabile per settembre-ottobre l'istituzione della quarta dose per tutti. Quarta dose necessaria per tutti tra settembre e ottobre, lo ha detto il presidente della regione toscana Eugenio Giani, intervenuto così ad un'iniziativa promossa dall'Università di Pisa. La vaccinazione in regione ha dato ottimi risultati, sono evidenti, ha detto. I nuovi casi positivi sono in diminuzione, il tasso di positività è però in crescita e se la tendenza sarà questa, sostiene Giani, sarà indispensabile un ulteriore richiamo, partendo dai più fragili, per estenderlo poi a tutta la popolazione. La posizione di Giani è condivisa dagli esperti della sanità. Secondo il direttore delle malattie infettive dell'ASL Toscana Nord-Ovest, Spartaco Sani, la crescita dei contagi, che può sembrare più trascurabile in questa fase, prova che la pandemia non è finita e che in autunno, a causa di nuove varianti, potrebbe tornare a preoccupare. Adesso c'è l'indicazione per le persone fragili, gli ultra ottantenni o le persone anche più giovani ma che hanno patologie importanti associate, a fare la quarta dose se c'è l'indicazione. Da settembre-ottobre è molto probabile dovremo farla tutti sicuramente. Cosa ci dicono, dottor Sani, i numeri? 11 decessi in Toscana, i ricoveri nelle ultime 24 ore in aumento, il tasso di positività che è in crescita a fronte anche di un allentamento generale e della fine dell'emergenza sanitaria. In questo momento i numeri sono legati sicuramente a un'ampia diffusione dell'infezione che c'è che con anche la ripresa della normale attività tende ad aumentare. Quello che possiamo dire
che i dati per quanto riguarda, diciamo, la malattia proprio grave dovuta al Covid, questi sono positivi, perché di tutti i ricoverati e anche delle persone che poi sono decedute, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di persone che hanno il tampone positivo ma non hanno una malattia correlata al Covid. La prospettiva verso l'autunno preoccupa per un motivo semplice, perché si stanno isolando nuove varianti di Omicron che sono state isolate in Sudafrica, che possono reinfettare chi ha avuto Omicron. Questo è il problema fondamentale, perché fino ad oggi la variante Omicron ha dato tante infezioni in chi ha avuto il Covid, ma per altre varianti, la Delta, l'inglese, la cinese, e rispondente. Questo è un dato che preoccupa soprattutto per l'eventuale ulteriore diffusione per l'arrivo di una nuova ondata, che però grazie ai vaccini, e questa è la motivazione ulteriore perché sicuramente dovremo fare un altro passaggio, grazie a questo si limitano decisamente i danni da questa infezione, quindi le problematiche legate proprio alla malattia Covid sicuramente saranno molto attenuate. Speriamo che questo non abbia a verificarsi, però i dati sono questi e bisogna essere previdenti. Le acque del lago di Massaciuccoli sono tornate ad ospitare il Palio dei Barchini, giunto quest'anno alla 54esima edizione. Con il tempo di 28 minuti, l'equipaggio composto da Mauro Viani e Nicola Cinquini si è aggiudicato la 54esima edizione del Palio dei Barchini Madonna del Lago. La competizione organizzata dalla Federcaccia, con la collaborazione del Canoa Kayak Viareggio di Torre del Lago, l'associazione Vivi Lago, la Proloco di Massarosa e con il patrocinio dei comuni di Massarosa e Vecchiano e dell'Ente Parco. La manifestazione si è aperta con la benedizione delle imbarcazioni e la deposizione di una corona di alloro al monumento a Puccini a Torre del Lago. Dopodiché è stato dato il via ai barchini, rigorosamente costruiti in legno a fondo piatto, come da regolamento, con una lunghezza massima di 5 metri. Per i due canoisti, veterani della competizione, si è trattata della terza vittoria che si è aggiunta al loro palmarès. Alle loro spalle si sono piazzati l'equipaggio composto da Agostini Galanti e terzo il barchino di Marlia Petrucci. Una gara caratterizzata da condizioni meteo variabili, con il vento di maestrale che ha condizionato non poco la traversata dal belvedere di Torre del Lago fino al porto di Massaciuccoli. Molto arrabbiato, molto. Era quasi... Era ingestibile. Però ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo. L'importante è quello, l'importante. È andata anche per questa volta, è andata. È così per tutti. Il palio della rinascita è nostro, eh. Abbiamo avuto tante difficoltà, ma anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Non so per quanto. Perché ho 61 anni, eh. Poi bisogna dire, se si somma l'età dovremmo essere anche la barca più anziana, dovremmo essere, La barca centenaria, la barca. E soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori Federcaccia Massaciuccoli, anche se è stata notata la carenza di equipaggi iscritti, soltanto 9 i barchini in partenza. Tanta la gente giunta al porto di Massaciuccoli per assistere alle premiazioni del Palio dei Barchini. La sola pecca di questa edizione della rinascita, dopo 2 anni di stop, lo scarso numero dei partecipanti, soltanto 9 infatti gli equipaggi in gara, a fronte di edizioni del passato che hanno fatto registrare anche 30 barchini iscritti. Una problematica, quella del lago che non viene più vissuto come in passato, affrontata anche dal presidente di Federcaccia Massaciuccoli, Leonardo Marlia. Il problema fondamentale è che purtroppo sempre più col passare degli anni viene a mancare il rapporto con il lago da parte dei cittadini. La pesca, diciamo, è quasi sparita, la caccia sta quasi finendo, quindi meno persone che usano barchini, meno persone che frequentano il lago sia per le bilance che per la caccia che per la pesca, e avere un barchino oggigiorno, a meno che non sei un grande appassionato, è proprio, diciamo, un'eccezione, ecco, avere un barchino in casa, a meno che non l'abbia lasciato o il padre o qualcuno che faceva le gare prima. Marlia è anche ritornato su uno dei temi posti all'attenzione del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli da anni e mai affrontato in maniera costruttiva. Una cosa buona sarebbe anche poter dare il motore a scoppio almeno a chi fruisce del lago, chi è titolare di una bilancia o titolare di un appostamento fisso, questa sarebbe una bella cosa. Fare almeno qualche via navigabile, le principali, ad esempio Massaciuccoli, Torre del Lago, oppure i canali navigabili, le 20, Burlamac, questi qui,
non dico di andare nelle zone proprio di riserva come può essere Punta Grande, ma comunque sia almeno le zone navigabili nei limiti della navigabilità, ecco, sotto i quattro nodi, queste cose qua. Bene, con questo si chiude la prima parte di TG9 Versilia, tra poco la pagina sportiva. Ben trovati dalla pagina sportiva di TG9 Versilia, andiamo a vedere come sono andate le partite in Serie D con il colpo di scena delle dimissioni in casa Seravezza Pozzi dell'allenatore Incerti. Domenica amara per le tre formazioni della nostra provincia nel campionato di Serie D che hanno perso tutte. Real Forte Querceta cercava punti con il fanalino di coda Tritium ed invece al 90esimo ha subito il gol beffa di Gobbi per l'1-0 a favore degli ospiti. I ragazzi di Vitaliano Bonuccelli hanno giocato in 10 per l'espulsione di Bartolini all'8° del secondo tempo ed ora la situazione si complica in quanto il rischio di disputare i play-out si fa sempre più concreta dopo questo inaspettato passo falso con l'ultima in classifica. Solo due vittorie potrebbero evitare questa possibilità. Il Seravezza Pozzi a Rimini sul campo della capolista, al quale manca un punto per festeggiare il ritorno in Serie C, ha perso per 3-0. Dopo due minuti dal via, Mencagli ha sbloccato il risultato, il raddoppio di Contessa al 10° della ripresa. Il terzo gol è autore Zanoli al 25esimo. Di fatto non c'è mai stata partita per i verdoazzurri che, dopo aver subito la rete pochi minuti dall'inizio della contesa, si sono ritrovati a dover recuperare contro quella che è la squadra che ha dominato il campionato, risultando troppo forte per i versiliesi. Intanto nella mattinata di lunedì il tecnico della Seravezza Pozzi, Massimiliano Incerti, si è dimesso, aveva sostituito, ricordiamo, Alberto Ruvo. Il Givi Borgo a Carpi, ospite dell'Atletic, doveva muovere la classifica per evitare i play-out. È incappato invece nella sconfitta per 1-0 per il gol di Calanca al 20esimo della ripresa. In pieno recupero poi i ragazzi di Walter Vangioni hanno avuto l'opportunità di pareggiare con Lauria, ma il portiere Ferretti è stato bravo, reattivo e con un balzo è riuscito a neutralizzare la conclusione e difendere l'1-0 per i suoi. E la panchina del Seravezza Pozzi è stata affidata all'allenatore in seconda, Avio Landi. Bene, con questo si chiude anche la pagina sportiva di TG9 Versilia. Tra poco la terza parte del TG. Terza parte del TG9 Versilia, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.